portare la croce. È proprio una croce, no? Questo nostro ragionamento che stiamo facendo. Ma ieri abbiamo visto nella nostra riflessione che non basta dire portare la croce, ma dobbiamo portare la propria croce, non quella degli altri. Perché vedete, nel mondo anche quelli che a noi sembrano non portare una croce, anche quelli portano la loro croce. Uno può essere, ci può sembrare star bene, ci può sembrare essere felice, e non sempre è felice chi è che, per esempio, è ricco e potente, anzi questi sono i meno felici, lasciatemelo dire. Chi ha il cuore legato a queste cose non è mai felice, perché non è la ricchezza, non è il potere che dovrebbe essere servizio ad essere negativo, ma è l'attaccamento, il valore che tu ci dai. Ma anche quelli che a noi sembrano sorridere, anzi più delle volte, quelli che più sorridono sono quelli che sanno soffrire, perché soffrono. E perché sanno soffrire. E se non c'è bisogno di scomodare la vita dei santi, ma per esempio la vita dei nostri giorni, i libri che abbiamo accanto a noi, le persone che ci sono e che ci passano accanto, i nostri coinquilini, i nostri amici, i nostri parenti, quanti esempi abbiamo di volti sorridenti e di cuori feriti dalla malattia, dalla sofferenza, dal dolore, cuori feriti ma comunque sempre pieni di speranza, perché è la speranza che emerge poi dal volto, ed è un volto sorridente, dal sorriso appunto dei beati, dal sorriso di coloro che sono e che hanno un cuore posseduto da Dio. Oggi vorrei leggervi una riflessione, ma anche preghiera, che prendo da Madeleine del Brello, questa grande figura di santità francese. Si è fatta povera tra i poveri in Francia, e lei scrive e prega con queste parole: come la madre soffre il travaglio del bimbo che nasce, così noi portiamo la nostra morte, che è il nostro definitivo travaglio di nascita. Attenzione, la morte è il definitivo travaglio, dolore che ci porta alla nascita vera. Aiutaci, Signore, a nascere bene ogni volta che moriamo, a nascere un poco quando moriamo un poco, e a nascere molto quando moriamo molto. In questo ripetuto incontro con la morte, aiutaci a imparare a incontrare la vita. Aiutaci a virare verso l'eterno, come nei negativi fotografici, ove il nero diventa bianco nello sviluppo. Apri, Signore, i nostri occhi alla fede, là dove i nostri occhi ci vengono meno. Rendici appassionati ai secoli dei secoli, affinché tutto ciò che amiamo sia già trasferito in una eternità serena. Così impareremo a morire di morte per vivere invece di autentica vita. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!